Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le tre cronache del Pandita. Quest'oggi siamo a Raw, puntata del 7 aprile 2003, siamo al Bradley Center di Milwaukee in Wisconsin e questo è il main event di quella puntata di Raw, un match di coppia. E qui vediamo il primo partecipante di questo match di coppia, Y2J, Chris Jericho. Vabbè, nel frattempo spieghiamo un po' il momentum di Chris Jericho, che è veramente importante, perché qui vediamo settimana scorsa cosa è accaduto, l'unione tra Chris Jericho e Triple H, il campione del mondo dei pesi massimi, che attaccano Booker T, e nel frattempo c'è l'intervento di Shawn Michaels che cerca di aiutare Booker T, ma finisce vittima della Walls of Jericho, mentre Triple H chiude Booker T in un Indian Deathlock. Chris Jericho che vive un momento importantissimo della sua carriera, perché a WrestleMania 19 ha avuto la meglio, niente proprio di meno che, su Shawn Michaels, e questo è il suo tag team partner e il campione del mondo dei pesi massimi, The Game, Triple H. Triple H che a WrestleMania ha mantenuto ancora il titolo mondiale dei pesi massimi battendo Booker T, un Triple H che all'epoca dominava Monday Night Raw e soprattutto dominava la scena per la lotta per il titolo mondiale. Ricordiamo, lui è stato il primo campione del mondo dei pesi massimi, l'abbiamo visto qualche tempo in un video precedente, il suo match contro Ric Flair, la sua prima difesa del titolo mondiale, lui che era stato decretato campione del mondo da Eric Bischoff, primo campione del mondo da Eric Bischoff. Adesso, se in quel video Triple H e Ric Flair erano uno contro l'altro, questa volta sono assieme in quello che è l'inizio del periodo dell'Evolution, la stable che poi dominerà Raw per ben 2 anni. Triple H è stato appunto primo campione del mondo, poi ha perso la cintura alle Survivor Series nel primo Elimination Chamber match da Shawn Michaels, ovviamente c'erano anche altri lottatori, ma Triple H nel mese successivo ad Armageddon ha riconquistato la cintura in un 3 Stages of Hell proprio contro Shawn Michaels, e da allora non ha mai perso un incontro per il titolo. E questa è la coppia avversaria, il primo e appunto l'ultimo sfidante di Triple H, Booker T. Booker T che è riuscito ad ottenere la title shot per WrestleMania vincendo una Battle Royale a 20 uomini proprio a Raw, e Booker T prima di allora erano mesi se non anni che non riusciva a lottare per il titolo del mondo. Lui che è stato per ben 5 volte il campione del mondo nella WCW, adesso finalmente aveva avuto la possibilità di riconquistare il titolo contro Triple H, ma Triple H è talmente forte, talmente potente, che è quasi impossibile sconfiggerlo per il titolo del mondo. Un regno che dura da dicembre, da quasi 5 mesi, e questi sono tag team partner di Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Shawn Michaels che, come detto prima, a WrestleMania ha perso da ho detto una puttanata. Shawn Michaels fu lui a vincere a WrestleMania 19, quindi Shawn Michaels ha battuto, è stato lui che ha battuto Chris Jericho, non il contrario. Però Chris Jericho nel post match ha comunque attaccato Shawn Michaels, e qui si parte con una rissa al centro del ring, si parte questo tag team match
ovviamente si parte con una rissa. Shawn Michaels contro Chris Jericho e Triple H contro Booker T, e qui Booker T manda Triple H fuori dal ring con una clothesline, e rimangono Shawn Michaels e Chris Jericho per inizio ufficiale dell'incontro. E qui attenzione, Shawn Michaels rocket launcher, Chris Jericho va fuori dal ring. Non un buon inizio per Triple H e Chris Jericho, e subiscono anche il plancia di Shawn Michaels dall'interno verso l'esterno del ring. Un inizio scoppiettante per la coppia formata da Shawn Michaels e Booker T. E qui nel frattempo continuano le sfide con Triple H e Booker T nel ring, Shawn Michaels e Chris Jericho che se la vedono fuori dal ring. Qui serie di 10 pugni da parte di Booker T su Triple H, però Triple H rovescia la situazione. No, non è vero, close line da parte di Booker T, che poi tenta lo schienamento. 1-2, no, solo conto di 2 da parte dell'arbitro Earl Hebner. E qui vediamo Booker T che va all'attacco di Triple H, Booker T che vorrebbe ottenere un'altra title shot per il titolo, lui che era quasi un anno che non lottava per il titolo mondiale. E qui attenzione, c'è il tag ed entra Shawn Michaels. Shawn Michaels che ha tanto da, come dire, diciamo che Shawn Michaels e Triple H la loro storia è infinita, prima amici nell'originale di Generation X e poi rivali incredibili. Incredibili sono stati i loro scontri a SummerSlam prima e ad Armageddon poi, però Triple H preferisce dare il tag a Chris Jericho. Chris Jericho che vorrebbe ottenere una vendetta per la sconfitta subita a WrestleMania 19. Vediamo se riuscirà ad ottenerla in questo match. E però Chris Jericho preferisce dare il tag a Triple H, che ovviamente quando vede Shawn Michaels non capisce più niente. E attenzione, qui si rompono ancora gli equilibri, però attenzione, Booker T interviene nel match, poi rientra all'ago. E qui attenzione, flying forearm da parte di Shawn Michaels che si rialza, e attenzione, va subito ad accordare gli strumenti ed è pronto per la Switch Music, un match che potrebbe già vedere la fine. Attenzione, si carica, ma interviene Chris Jericho. E attenzione, purtroppo la Switch Music non va. Attenzione, Triple H, tentativo di pedigree, Shawn Michaels la evita. Mentre qui vediamo l'arbitro che è ancora impegnato a collaborare con Jericho, e ovviamente Ric Flair che all'angolo di Triple H e di Chris Jericho ovviamente interviene e attenzione, che cosa succede? Andiamo all'esterno del Bradley Center, c'è anche un tempo abbastanza brutto, piove o nevica. C'è questa limousine che arriva, che è arrivata al Bradley Center di Milwaukee, Wisconsin. Chissà chi c'è all'interno di quella limousine. La settimana precedente a questo incontro c'è stato il debutto di Goldberg nella WWE, che appunto ha fatto il suo debutto attaccando The Rock. Chissà se non c'è un altro debutto importante qui a Raw da Milwaukee, Wisconsin, dal Bradley Center. E qui ritorniamo al commento del match con Shawn Michaels, che dopo l'intervento di prima di Ric Flair subisce l'iniziativa di Chris Jericho e Triple H. E qui attenzione, Booker T ancora interviene attaccando Jericho, interrompendo la mossa scorretta di Y2J che stava strozzando Shawn Michaels con una corda. E qui attenzione, Y2J, e qui addirittura gli vai verso. Ricordiamo che l'inizio di questa rivalità iniziata nel mese di gennaio del 2003, Chris Jericho ha sempre dichiarato che è cresciuto seguendo il mito di Shawn Michaels, e la cosa più bella, la soddisfazione più bella che avrebbe potuto ottenere nella sua carriera è quella appunto di affrontare Shawn Michaels e possibilmente batterlo.
cosa è accaduto alla Royal Rumble. I due hanno iniziato il Royal Rumble match, però Chris Jericho ha eliminato in maniera scorretta Shawn Michaels, e qui poi è iniziata la verità che si è conclusa, perlomeno pensavamo che si era conclusa a WrestleMania con lo scontro tra i due, però Shawn Michaels ha battuto Chris Jericho e nel post match prima Jericho ha abbracciato Shawn Michaels in segno di amicizia e poi lo ha attaccato in maniera violentissima, attaccandolo con un colpo basso, e di lì la rivalità è ancora in vita, diciamo, prosegue ancora la rivalità fra Michaels e Jericho. Vedete qui c'è Triple H nel ring che chiude Shawn Michaels in una sleeper hold al centro del ring. Ci sono tanti trascorsi tra questi due. Vedete qui abbiamo visto Ric Flair che sta incitando Triple H nel chiudere la testa di Shawn Michaels in questa sleeper hold, come detto anche dal nome, mossa che serve per far addormentare il proprio avversario. Qui però Shawn Michaels la evita, anzi è lui che va per una sleeper hold, però Triple H rovescia la situazione con un back suplex. Attenzione, schienamento 1-2, no, solo conto di 2 da parte dell'arbitro Nick Patrick. Il match continua con Shawn Michaels che necessita in maniera importante di un cambio, deve dare assolutamente il cambio a Booker T perché le sta prendendo da diversi minuti. Sicuramente è stato fondamentale l'intervento scorretto di Ric Flair che ha abbassato la corda, la terza corda, facendo cadere Shawn Michaels violentemente fuori dal ring. E da allora Shawn Michaels le ha prese di santa ragione sia da Jericho che da Triple H. Però che attenzione, c'è una reazione da parte dell'Hardbreak Kid. Harris Whip rovesciato da Jericho e un altro colpo da parte di Y2J che adesso va ancora all'attacco di Shawn Michaels. Running Bulldog perfettamente seguito, attenzione Lion Salt, ma Shawn Michaels alza le ginocchia e impedisce e annulla il tentativo di Lion Salt da parte di Chris Jericho. Adesso Shawn Michaels ha un'autostrada davanti per poter dare il cambio a Booker T, che è bello ripostato all'angolo, è quasi lì, a pochi centimetri, a pochi metri c'è il cambio, ma dall'altra parte rientra Triple H e finalmente c'è il cambio anche dall'altra parte, entra Booker T e si rinnova lo scontro già visto a WrestleMania tra Triple H e Booker T, un Booker T che vorrebbe ancora ottenere una title shot per il titolo, e vediamo, però Booker T per ottenerla deve dimostrare di saper lottare alla pari con il campione del mondo, e qui sembra che lo scontro è alla pari. Attenzione, back body drop da parte di Booker T su Triple H, poi uno spinning kick perfettamente eseguito, schienamento 1-2, no, solo conto di 2 da parte dell'arbitro Rebner. Il match continua con Booker T che porta Triple H all'angolo, lo colpisce con una chop, Harris Whip rovesciato all'angolo, Booker T evita lo scontro con Triple H, poi attenzione DDT da parte di Booker T, schienamento 1-2. Che succede? C'è stato un conto di 2, ma in realtà non era un conto di 2, ma vabbè, Booker T comunque annulla anche l'intervento di Chris Jericho colpendolo con un flapjack. Harris Whip, attenzione, spinebuster da parte di Booker T, schienamento solo conto di 2, ma attenzione c'è ancora Jericho nel ring, ma Booker T prontamente lo lancia fuori dal ring e poi butta fuori dal ring anche Triple H con una clothesline. E qui Booker T è bello carico e vuole sentire il calore del pubblico di Milwaukee in Wisconsin, e va con la sua spinaroni al centro del ring, ma attenzione c'è Jericho che si lancia su Booker T, ma Booker T annulla il volo, poi ancora colpisce Triple H che voleva rientrare nel quadrato, ma attenzione, Chris Jericho può andare per la Walls of Jericho al centro del ring, l'arbitro chiede, ma attenzione Shawn Michaels, switching music su Jericho,
che interrompe la Walls of Jericho. Triple H manda Shawn Michaels fuori dal ring con una clothesline. Rimangono Triple H e Booker T nel quadrato. Attenzione, Booker T può andare per lo scissor kick. No, Triple H la evita. Attenzione, pedigree, tentativo di pedigree di Triple H sul quadrato, ma Booker T rovescia. Attenzione, roll up, 1, 2, 3, Booker T schiena Triple H e regala la vittoria in questo match di coppia per sé e per Shawn Michaels. Però per Booker T non c'è neanche il tempo di festeggiare, perché arriva Ric Flair che attacca Booker T alle spalle, anzi al ginocchio, colpendolo con una chop lock. Quindi Booker T ha schienato Triple H e potrebbe ottenere un'altra title shot per il titolo. Però se questo attacco continua, probabilmente per Booker T le speranze per andare per il titolo si affievoliscono, anzi potrebbe addirittura non lottare più. Però arriva Shawn Michaels che attacca Ric Flair e Triple H. Attenzione, arriva Chris Jericho che colpisce Shawn Michaels con una sedia, e qui continua la rissa che già c'era stata la settimana precedente con Triple H e Chris Jericho da una parte, Shawn Michaels e Booker T dall'altra. E qui è un assalto 3 contro 1. Addirittura Jericho ha preso delle manette e a manetta e chiude a manetta Shawn Michaels, lo lega alla corda, perché qui arriva di Hurricane in soccorso di Shawn Michaels, ma rimane vittima dell'attacco combinato di Triple H e Chris Jericho. E qui viene buttato fuori dal ring Hurricane. Rimangono Jericho, Ric Flair e Triple H da parte. Qui devo Shawn Michaels ferito alla fronte, sicuramente vittima della sediata. Ma attenzione, che succede? Kevin Nash è tornato in WWE, Big Sexy Kevin Nash. Era quasi un anno che non si faceva vedere in WWE. Ricordiamo, lui dovette lasciare la WWE per infortunio al ginocchio. Finalmente, dopo mesi e mesi di assenza, rientra in WWE. Quindi era lui che è arrivato nella... Attenzione! Attacca Chris Jericho con un big boot. Lo fa lo stesso su Ric Flair. Kevin Nash è tornato per aiutare Shawn Michaels. E ovviamente Triple H, che conosce bene Kevin Nash perché erano amici nella clique, il gruppo che dominava nel backstage negli anni 90. E qui sidewalk slam su Ric Flair. Kevin Nash è tornato e lo ha fatto con obiettivo ben preciso, probabilmente andare per il titolo mondiale dei pesi massimi. Qui Kevin Nash completa l'operato andando con la sua jackknife powerbomb su Jericho al centro del ring. E se settimana scorsa abbiamo avuto il debutto, attenzione, Kevin Nash e Triple H si guardano faccia a faccia. Kevin Nash alla sedia e Triple H lo sledgehammer. Vediamo se ci sarà lo scontro tra i due. I due si conoscono molto bene, erano amici a metà anni 90, dominavano il backstage della WWE. Però Triple H preferisce non avere nulla a che fare con Kevin Nash e abbandona il ring. Kevin Nash effettua il suo ritorno in WWE e lo fa appunto per sfidare Triple H per il titolo del mondo. E su queste immagini io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre qui su YouTube.